Ci hanno detto, tu sei in fissa con i canti neocatecumenali. È Sì, è vero. vero, ce ne puoi fare uno? Se vuoi te lo faccio sentire dal No, telefono. faccelo, sennò poi lo dobbiamo togliere, se ti viene in mente uno, anche breve. C'è uno che dice: che belle sono le tue tende, che belle sono Israele, che belle sono le tue tende, che belle sono Israele. E poi va su: che belle sono le tue tende, che belle sono Israele. Continua così, tutto il Però ritornello. è Israele Aram mi ha fatto venire. No, Aram. ho detto così. Ah. Che belle sono le tue tende. 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 Tende, tende. Il tuo villaggio, cioè. Tipo. No, No, no. tende, ma tende tipo di Il campeggio, tuo magari. che bello il tuo villaggio, Israele. Ah, il tuo Il tuo villaggio. villaggio, sì, le tende del villaggio. Ah, no, io È pensavo bello, è come arredamento, dire. pensavo, No, capito? no, è No. bello il tuo popolo. Il tuo popolo, Sì. Israele, quindi diciamo non Israele. filo palestinesi questi canti, possiamo Leggermente, dire, sì. Vabbè, non comunque tanto. diciamo che sì. C'erano le Giustamente. bellissime Vecchio tende di Testamento, Israele. Antico Sì, Testamento deriva da lì, sì, sì, diciamo. sì. Ok. Dall'ebraismo. Ah, sì. E quindi ti piace questo? Perché? Come da dove nasce questa? Ma io ho frequentato, diciamo, i miei mi hanno portato, ecco, per qualche anno in una comunità neocatecumenale e c'erano delle belle canzoni. Il fondatore di questa comunità è spagnolo e quindi ha praticamente riarrangiato tutti i salmi con questi ritmi latini. Ecco, adesso non immaginarti Julio Cesare, no, Julio Cesare è un portiere. C'era. Ma vedi, No, io no, con i però nomi non anche ce la posso fare. Julio Ecco, Iglesias, è che così, lui c'ha un Julio nome, c'ha anche Iglesias. un nome buffo, lui mi sa, questo fondatore. Chico. Chico, infatti mi ricordavo un nome. Make-up. Che tu pensi, no? Un profeta, Chico. Comunque è bello. Sì, Francesco credo si chiami. Detto Chico. Francisco, forse. Francisco, Boh, non lo so, ok. posso dire, potrebbe essere anche qualcos'altro. Però questi canti qui sono incredibili. Cioè, tipo, c'è questo canto pazzesco di infatti, se mai mi sposerò, vorrei che il mio sposo mi cantasse questo canto. Vieni dal Libano, si chiama. E Vieni dal lo Libano. canta lo sposo mentre la sposa, insomma, si accinge, si dice così. No, non, Sì, si dice, sì. avvicina verso l'altare, ecco. Quindi tanto Middle East in questi canti, cioè comunque sia Israele, Libano, hai detto? C'è il Libano? Sì, Il sì, sì, sì. Libano, No, tanto. bellissimi, bellissimi. Sono incredibili. Quindi ti serve uno sposo che sappia cantare, comunque già un po' di pressure su Sì. No, questo. questa altissima pressure. Anche perché finora pochi. Sposi che cantano pochi. Perché io proprio odio i cantanti. Ah, e beh. Cioè, più sei stonato, più proprio mi eccito. Però puoi trovare un civile intonato, un babbano intonato. Ma non ha la stessa fragranza, Tu vai capito? uno stonato che però Sì, poi ma sappia che proprio cantare non solo farà quella mai, non canzone. gli passerà mai per la testa di mettersi a registrare qualcosa nella sua vita. Uno che è karaoke manco ci va, vuoi tu, che Al dice karaoke no. ci va, ma fa schifo proprio. Cioè che lo ascolti e dici basta, basta, ti prego, basta. E tu là sei proprio. Sì, Ma quindi no. Mi si alza tutto. se durante il matrimonio canta stonato, per te c'è il Io sì. momento. Vedrai la scia. No, scherzo. Il velo, stiamo parlando Il del velo, velo, lo il velo, strascico, certo. Lo lo strascico del velo. strascico. Con i paggetti che qua che è? Che cos'è questa cosa? I paggetti che scivolano. Quella Tu che lì dietro deve portare sul vestito, a un certo passa punto qualcuno come col comincia. cane con l'acqua che comincia a buttare. Ma scusa, perché ti hanno portato lì? Cioè, i tuoi sono, cioè, sono parte della comunità No, cioè, neocatecumenale, no? adesso non lo so, però no, li avevano invitati a queste catechesi e loro hanno detto, ah, proviamo, e hanno portato dentro anche me. E come ti sei trovata in questa parte? Cioè, al di là delle canzoni c'era anche, boh, No, le qualcosa. canzoni erano veramente belle, sì. Cioè,
però diciamo la catechesi no. O sì, magari, magari sì, sì, magari sì. Mi trovo un po' in difficoltà perché da una parte ho delle persone che ne fanno parte, a cui voglio bene, che non vorrei deludere. Ok. Dall'altra parte il resto del mondo. Certo. E quindi sai, sono sempre un po' tirata da una parte all'altra, non so mai dove... Sono quasi un uomo vitruviano, no? Certo. Da una parte all'altra. Però allora ti direi... comunque le comunità, le sette, qualsiasi cosa, sono ambienti difficili, cioè sono ambienti in cui devi avere una buona consapevolezza di quello che stai facendo in generale, perché poi ci sono sempre persone che magari all'interno, cioè, sfruttano questo potere che hanno anche per farti del male o anche ingenuamente volendo fare del bene ti dicono le cose sbagliate. O ti fanno del male, no? Anche quello, perché come tutte le cose sono in mano agli uomini e gli uomini sbagliano. E... però diciamo che la cosa positiva è che c'è un forte senso di appartenenza, c'è un forte senso di... sono tutti lì, che, insomma, tutti che credono in una stessa cosa, insomma, è forte come situazione. Poi hai sempre gli stessi fratelli, si chiamano, gli stessi... sono lì, giri, canti, bevi il vino, mangi il pane, reciti le preghiere, fai le convivenze, fai un sacco di cose divertenti. Però sì, sono scappata. Vabbè, comprensibile. Sì, sì, no. Ma soprattutto a 16-17 anni, cioè proprio a un certo punto ti guardi intorno e dici: ma che cazzo me lo fa fare? Fatemi andare fuori che mi devo drogare. E poi da lì... E poi da lì malissimo, cinema, collassato. Dio, Dio, ho capito l'errore. Era meglio se rimanevo. No, però nel senso sì. No, allora, la cosa effettivamente negativa è che poi tutto quello che c'è al di fuori è visto come spesso cattivo, no? Ma cazzo, fuori il mondo, anche se è cattivo, è meraviglioso. Cioè, è bello, a me piace tutto del mondo, anche le cose negative.